Corfù vi godrete il meritato riposo. Le barche partono ogni giorno. Vuoi andare in paradiso, Mistios? Paradiso? La barca va fino all'Elisio. Va all'isola di Corfù, una terra senza lavoro e piena di svaghi, un luogo di vacanza. Vacanza? E che cos'è? Uno stato d'animo in cui l'unica responsabilità è godersi il meritato riposo. È un concetto nuovo. Devo dire che mi tenta. Non esistono acque più limpide di quelle che bagnano le coste di Corfù. Che mi dici di soldati, criminali, gente? È da quella che ho bisogno di staccarmi. Se c'è, è troppo impegnata a rilassarsi. Allora, vuoi salire a bordo? È proprio quello che mi serve. Una vacanza. Un paio di giorni. Almeno. Allora sali a bordo. Prossima fermata, benessere. Che ci fai lassù? Tu che dici? Sono in vacanza! Sei al sole da troppo tempo! Così ti abbronzerai come un'urna! Vieni giù! Ah, sciocchezze! Mi sto godendo l'aria! Il riposo! E ora vi saluto! E se ti dicessi... che ti aspetta un tesoro leggendario, cosa diresti? E non è niente di nuovo. Ah, ma un esperto come te lo troverà in men che non si dica. Alla Drestia serve una sistemata e a me servono le dracme. Aiuta un vecchio amico. Sì, giusto. In onore dei vecchi tempi. va bene, basta... Basta che vi diate una calmata. Non è agile come una volta. Che cos'è questo tesoro di cui si parla? È soltanto la cosa più emozionante che potrà mai capitarti. Ho già avuto abbastanza emozioni, grazie. Questo era l'ultimo posto in cui pensavamo di trovarti a Corfù. Cos'hai fatto per tutto questo tempo? Niente, caro Erodoto. E mi è piaciuto un sacco. Dormire di giorno, guardare le stelle la notte e vino a volontà. Una vita che non ti si addice. Non al vecchio Alexios, forse, ma il nuovo Alexios non si è mai sentito meglio. Vuoi per caso andare in pensione? Se solo fosse un'opzione. Niente più sangue, niente più battaglie. Chissà se sarà mai possibile. Non ti ho mai visto con una faccia così scura. Coraggio, vieni! Tutti adorano i tesori. Non sono dell'umore. Sono un po'... in ansia. Non sei dell'umore? Decisamente oggi non sembri in te. E che ci sarebbe di male? Sto bene, sul serio. Volevo solo starmene un po' per conto mio. Pensare alla mia vita e allontanarmi da tutto e da tutti. Senza offesa. Nessun problema. È vero. Hai dovuto portare un grande fardello.
Se c'è qualcuno che può portarlo, quello è Alexios. Hai solo bisogno di distrarti un po'. Ce la farai. Allora, vuoi unirti alla caccia? Per la Drestia. O per me. Va bene. Cercheremo questo tesoro. Per mettere qualche altra dracma nelle tue tasche. Così si fa, Mistios. Il bottino basterà a comprare una nuova nave. Le leggende narrano di stoffe delicate intessute da dee, pergamene antiche, merci uniche provenienti da terre lontane. Restiamo con i piedi per terra, Barnaba. Oh, giusto, non voglio rovinare la sorpresa. Sull'isola troverai indizi che ti condurranno a un tesoro che va oltre ogni immaginazione. Se è così leggendario, strano che non l'abbia ancora trovato nessuno. Ci provano da centinaia di anni! Beh, forse un po' meno, ma nessuno l'ha ancora scoperto, almeno fino ad oggi. Vedremo. Mi sembra che le uniche cose che abbondino su quest'isola siano la sabbia e i pirati. Prendo l'attrezzatura.